A partire dal 30 settembre torna un appuntamento importante, un appuntamento molto ricco dopo 2 anni dove, nonostante la pandemia, si è riusciti comunque a fare qualcosa, ma quest'anno finalmente con ritorno a quello che è, diciamo, una normalità tanto attesa, a Pertusio torna la patronale di San Firmino con un programma molto ricco. Proprio per spiegare questo programma, per raccontare quelle che saranno 2 settimane intensissime, abbiamo con noi 2 rappresentanti della Proloco di Pertusio. Il presidente dell'associazione turistica locale pertusiese, che è Gilberto Pomatto, e il segretario, che è Antonio Centolanza. Buonasera, ragazzi. Allora, Buonasera a voi. Ciao. partiamo dal presidente. Raccontaci un pochettino come inizierà questo appuntamento, che è sempre stato molto seguito e che quest'anno, appunto, voi cercate ancora di rendere ancora più ricco e ancora più interessante con un programma veramente d'eccezione. Ah, sì, anche perché diciamo, volevo premettere 2 cose che con la Proloco nuova che purtroppo era partita nel 2019, poi per motivi che tutti sappiamo si è fermata e allora con la voglia di ripartire con 2 anni fermi e tutto abbiamo cercato di fare un po' del nostro meglio e cercare di fare un ampio programma di questa manifestazione di San Firmino. Partiamo un po' dove eravamo anche un po' rimasti gli altri anni, cioè con la terza edizione della Festa della Birra, che questa è un po' la partenza, quello che vogliamo un po' col botto con questa festa qua, Certo. che non ci teniamo molto. Poi secondo, il sabato è con la ripresa della rassegna canora, con i cori, che abbiamo la bellezza di 4 cori con canti popolari che sono un po' nella ribalta di questa cosa, e poi anche con una cena molto delle delizie dell'autunno, che questo anche noi ci teniamo molto. Questo è il sabato. E la domenica è un po' anche il nostro cavallo di battaglia, che è La classica, la uno degli classica fiera appuntamenti. agricola, che anche lì la vogliamo riportata un po' alla ribalta con il discorso del discorso degli animali, dell'agricola zootecnica, e quest'anno, come l'ultimo anno che l'abbiamo fatto, con un tema, che è il tema del latte, che è quella che vogliamo in questa giornata riportare un po' la lavorazione del latte. E con la collaborazione della Cascina Primavera di Valperga, che è presente in fiera, e poi ci sarà anche la collaborazione delle scuole di infanzia e primaria. Questo per quanto riguarda alla domenica. Arrivare il primo weekend, perché è concentrato abbastanza su 2 weekend, poi ci sarà anche nella settimana altre cose. Altrimenti. Antonio, parliamo anche della seconda settimana, perché appunto quest'anno, come abbiamo detto in introduzione, tanti appuntamenti sia per i grandi che per i piccini, e dove si mischia veramente un po' di tutto: cultura, enogastronomia, le tradizioni, il mercato, il territorio. Quindi la seconda settimana di San Firmino, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, la seconda settimana, diciamo, abbiamo una fiera molto, molto eterogenea. Durante la settimana abbiamo concentrato gli eventi un po' più culturali. Il lunedì abbiamo la presentazione del libro di Gabriele Francisca, Letto del Campanile. Il martedì abbiamo la serata classica che facciamo ogni volta, che sono il teatro, quest'anno con gli Sbuffi 74 di Forno. Il giovedì, anche per diciamo una volontà del sindaco, abbiamo organizzato la serata delle bande musicali. Ci saranno 3 bande musicali di Valperga, Canischio e Trascorsano. Arriviamo al venerdì, arriviamo al weekend con la serata clou per noi, che è la serata classica della Bagna Cauda, Della Bagna Cauda. la Bagna Cauda di Pertusio, apprezzata in tutto il Canavese, direi anche oltre il Assolutamente sì. Canavese, e dove riproponiamo lo stesso schema delle volte scorse, quindi ci aspettiamo veramente un'affluenza importante. Arrivando al sabato, organizziamo il pomeriggio in accordo con l'associazione sportiva
di Pertusio Calcio, il torneo di calci di rigore. La sera abbiamo la serata pizza e fritto di pesce con Marianna Lanteri. Chiudiamo, diciamo, un po' stanchi la domenica con la corsa in bicicletta, una cronoscalata dei due santuari. Che tra l'altro è una novità assoluta. È una novità assoluta e un percorso che probabilmente riusciremo, lo inauguriamo quest'anno e probabilmente riusciremo col tempo anche a introdurlo in qualche circuito. È chiamata dei due santuari perché parte dal santuario di Pertusio e arriva al santuario di Belmonte. È una cronoscalata, quindi ci aspettiamo degli atleti. La cosa da dire è che avremo la fortuna di avere due professionisti dell'androne di giocattoli che faranno da apertura, da apripista a questa manifestazione. Sempre nella stessa giornata abbiamo il raduno dei mitici Ciao Piaggio. Quindi ognuno di noi è stato ragazzo, ognuno di noi ha avuto un ciao, è un ricordo importante. Organizziamo un evento con un giro all'interno, diciamo, nei paesi limitrofi di Pertusio. Al pomeriggio faremo una gincana organizzata per provare a divertirci tra di noi. Questo un po', diciamo, si chiuderà così. Il lunedì si chiude con la classica gara di bocce che viene svolta alla polisportiva. Direi che effettivamente di carne al fuoco ce n'è tanta. Il fatto che dicevamo appunto che avete arricchito e allargato ancora più gli orizzonti credo che sia abbastanza palese da quello che avete detto. Però, Gilberto, torniamo a parlare anche di un altro appuntamento molto importante che negli anni ormai è legato a filo doppio con Pertusio, perché è diventato un momento a livello nazionale, che è quello della mostra dei fischietti. Esatto. Ci vuoi raccontare qualcosa di come funzionerà? Sì, io la accenno, poi eventualmente passo anche lui che è un po' più esatto. Il discorso è che abbiamo voluto, perché riportare questa cosa qua, questa mostra del fischietto, perché era un po' anche quello un grosso cavallo di battaglia di Pertusio. Poi per tanti motivi, per tante cose è stato, non dico un po' abbandonata, ma messa un po' lì da parte. Invece noi con questo rinnovamento, con questa cosa qua, abbiamo rivoluto riportarla di nuovo dentro questa mostra. Anche perché girando per l'Italia, perché possiamo dire a livello nazionale, girando in Italia, è successo anche a diversi di trovare un fischietto che era la mostra di Pertusio. E quindi sì. Questo ha fatto piacere e ha fatto anche venire la voglia di riportare questa cosa qua. L'abbiamo provato a accennarla così e provare a fare un corso nei bambini a Pertusio, non pensavamo che ci fosse tanti partecipanti, siamo arrivati a 25 bambini a venire il sabato mattina a provare a lavorare la terra, a fare questa cosa qua, e questo ci ha dato molto entusiasmo. Speriamo che questo sia una cosa apprezzata. E oltre a questo bisogna ricordare anche oltre a questa mostra qua, che per noi è molto importante, anche che è presente in Pertusio l'associazione Scopri Natura, che anche durante queste due domeniche farà adesso lascio un po' lui che lo dica. Sì, diciamo l'associazione Scopri Natura organizzerà una mostra sul tema SOS acqua, quindi diciamo un tema soprattutto quest'anno abbastanza sentito. Certo. Quindi andrà a illustrare attraverso delle illustrazioni un po' il percorso dell'acqua e soprattutto come poter cercare di risparmiare questo bene primario, quindi cercare di sfruttarlo il meno possibile o comunque il meglio possibile da questo punto di vista. Queste due manifestazioni, queste due mostre saranno aperte nelle giornate delle due domeniche, domenica 2 e domenica 9. Se vogliamo puntualizzare un attimino sulla mostra del fischietto, la mostra avrà dei pezzi unici che arrivano da tutta Italia, che abbiamo già in nostro possesso, stiamo parlando di circa 60-70 pezzi, che saranno visionabili dalla mattina alla sera.
alla sera. Ed eventualmente, se qualche scolaresca fosse interessata, se ci contatta anche durante la settimana, è possibile eventualmente fare delle visite guidate. Direi che effettivamente il programma è ricco, eventi ce ne sono, possibilità di divertimento, come di imparare qualcosa di importante, di vivere i momenti divertenti, altri più sicuramente diciamo seri, tra virgolette, ma comunque importanti di cultura. Ci sono, non resta che a questo punto invitare la gente a venire a Pertusio e a trovarvi, soprattutto perché, come avete detto anche all'inizio, è una Proloco che ha, nel suo rinnovamento, in questi due anni purtroppo di un po' di blocco, ha tanta voglia di fare, e questo è fondamentale. Sì, certo, volevo concludere con questo, che abbiamo cercato di fare un programma che accontentasse e prendesse un po' tutto. Volevo solo, ancora che avevamo forse nella fiera, di ricordare che c'è il discorso del pomeriggio, poi la trebbiatura del grano, mm-hmm. Poi ritrovo, grazie a quelli gli amici di Bosco Nero che certo. Ci aiutano a fare questo evento, e poi i trattori antichi. Questa è un po' quella cosa che tiene viva la fiera, ecco. Certo. È un po' il territorio, le nostre eccellenze, questo esatto. È fondamentale. Quindi invitiamo tutti a partecipare, oltre a una serie di eventi. Ci fa piacere se venite a mangiare la buona cucina, di cui ci vantiamo, perché effettivamente ci teniamo, le persone si sono sempre trovate bene, certo. E quindi in qualsiasi serata invitiamo tutti a partecipare, a prenotare, soprattutto prenotare, perché siamo comunque ancora in un periodo dove è meglio lavorare su prenotazione, perché effettivamente onde evitare code o ancora assembramenti, perché il Covid può sempre incombere. Quindi a questo punto, buona fiera, e non resta che dare appuntamento dal 30 in avanti a Pertusio. Grazie, grazie, grazie a tutti. Vi aspettiamo tutti.